Benvenuti nella scuola di arti magiche, elementali e non di Hogwarts. Non sento Giovanni. Neanch'io sento Giovanni. E mi sono dimenticato il microfono, ovviamente. Bene, nessuno di noi ha capito come mai abbiamo fatto questa nominazione, ma era giusta. Non so, Elena, com'è che ti è venuta in mente così? Sì, perché non sono mai tutti quelli di fila, quindi ho messo quelli alternati, però alla fine volevo metterne due vicini, quindi ho messo due vicini, ragazzi. No, io non sono un mago che cura, io maledico, no. Però se ti maledico con grande affetto. Cos'è successo, ragazzi? Non hai preso al volo un masso. Cioè, sì, l'hai preso, però non... corriamo! Spingo, faccio canestro con lei nella grotta, ci entra a volo? Posso spingerla? Vai Elena, scelgo te! Passiamo la palla a Elena. Oh no, se mi morde è finita. Ti ha già morso? No. L'ho mancato. Più che altro si sta per trasformare anche Romolo. La vita da licantropo non è bruttissima, te lo giuro Giovanni. Dopodiché io che mi sono cagato in mano per il fatto che ha tentato di mordermi, entro nel bagno e chiudo. Chiudo. Prende al suo posto. Oh. Appare un unicorno. Ma... Oh no, ora sono in due da combattere. Questa giornata è partita per ognuno di voi come un mistero ed è terminata come un'esperienza. Adesso sta a voi decidere se raccontarla agli altri compagni del dormitorio o tenerla per voi, andare direttamente a cena, passare dai bagni, dalle sale comuni. Ma questa è un'altra storia e finisce qui. No, sto dicendo una cazzata.